Pace e bene a tutti. Siamo a Pietrelcina, 25 agosto 1915, pagina 632 del primo epistolario. Come sapete, pochi giorni dopo, il 27 agosto, sarà l'onomastico di Padre Agostino. E dunque il brano che noi leggiamo è un brano nel quale Padre Pio fa i più cari auguri al suo direttore spirituale. Pagina 632 del primo epistolario. Mio carissimo padre, Gesù sia sempre il re pacifico del vostro cuore e vi accordi tutto quel bene spirituale che desiderate ed augurate alle anime altrui, così sia. All'avvicinarsi del bel giorno del vostro onomastico, più che mai sento ingigantirsi nel mio cuore il senso della vivissima gratitudine verso di voi, che siete stata la persona la più che siasi interessata per il mio profitto spirituale. Di tutto ne lodo, ne do lode a Dio e a voi ne rendo sempre infiniti ringraziamenti, facendovi solenne promessa di ricompensarvi per quanto è nelle mie possibilità, ogni bene con la riconoscente preghiera a Dio. Per vostro onomastico sarei per pregarvi di accogliere i miei sincerissimi e sentitissimi auguri che vi mando, auguri che vengono dal fondo del cuore, massimamente per l'incremento della vostra vita spirituale. Voglia Iddio rendere esauditi i miei voti, che sono sempre quelli di essere conservato nel santo amore e darmi la contentezza di vedervi sempre avanzare nelle vie del Signore. La Santissima Vergine presenti a Dio queste mie deboli ma pure assidue preghiere e con la sua purezza pieghi il cuore dell'Eterno a riguardarci sempre con occhio di paterna bontà. Piaccia a questa benedetta Madre farci degni della gloria eterna. Con questa fede, con questa aspirazione, si è che vi desidero contentissime le belle feste del vostro onomastico. E voi, Padri, tutto accogliete quale tenue offerta di quel grande amore che vi porto davanti a Gesù. Degli auguri così sono meravigliosi. Guardate con che ricchezza di immagini e con quali sentimenti Padre Pio si rivolge a Padre Agostino. Si vede veramente che voleva bene a questo frate, lo chiamava il mio caro babbo, e si rivolge a lui con le parole veramente che non solo un figlio, perfino un figlio è difficile che dica così al direttore spirituale. Soprattutto è molto bello questo desiderio. Vedete, il Signore mi dia la contentezza di vedervi sempre avanzare nelle vie del Signore. Quali auguri più belli potremmo fare? Io vorrei questi auguri, immaginatevi una mamma, un papà che augurano al figlio la carriera, il successo, se gli dicessero io vorrei, il mio vero augurio è che tu avanzassi nelle vie del Signore. Molto, molto belle le parole di Padre Agostino. Poi Padre Pio entra un po' nella vita spirituale di Paragostino, perché Paragostino vuole dei consigli, vuole sapere qualche cosa della sua vita spirituale. E Padre Pio in qualche modo cerca di rispondergli, anche se nella sua umiltà non si sente in grado di poter dare dei consigli a un suo direttore spirituale. Nell'ultima vostra mi fate un paterno rimprovero dal perché non vi dico nulla a ciò che riguarda il vostro spirito. E per quello ancora che riguarda quelle anime da voi raccomandatemi altrove. Mio Dio, quale confusione e quale umiliazione è questa per me? Ben merito da voi questo rimprovero, però vogliate tenermi per escusato, tenendo presente che il tutto non proviene in me da sentimento di cattiveria. Del resto voi comprenderete che ogni vostro desiderio e suggerimento per me hanno forza di legge. Potete quindi stare sicuro che ciò che mi raccomandate, sia in vostro riguardo che in riguardo delle anime altrui, nulla dimenticherò, per quanto è mia facoltà
e di sempre e di tutto farò continua memoria dinanzi a lui. Ecco, dice prima di tutto, scusatemi se non vi ho risposto subito, vi chiedo perdono, ma vi assicuro che però davanti a Dio io continuo sempre a pregare per voi. Poi passa al suo spirito. Perché poi mostrarvi così preoccupato sul vostro spirito? O non sapete che Gesù è contento di voi e che molto siete caro al suo divin cuore? Nessuna preoccupazione su questo punto. Una cosa sola deve essere la vostra assidua preoccupazione: andare sempre avanti nella carità. Attenzione adesso, perché quando noi usiamo il termine carità lo vediamo subito come carità nei confronti dei fratelli. Vedete, pare più come la intende. E sebbene Gesù si compiace di voi, pure vuole che cresciate sempre in carità, sia perfezionando la vostra anima, sia col procurargli sempre nuove anime, nonché procurargli di rendere perfette quelle anime che sono già sue e per sola grazia santificante. Ecco, vedete, per Padre Pio la prima carità è questo amore grande per Dio che deve coinvolgere il cuore dell'uomo. Un amore grande per Dio che diventa anche missione. Io proprio perché amo Dio cerco di avvicinare il più possibile le anime a Dio. E questa storia bellissima di questo frate che sente il bisogno di pregare per il padre spirituale perché viva l'incontro con Dio, ma lo viva con questo aspetto missionario. Io penso che soprattutto mi stanno seguendo, penso persone devote di Padre Pio, dei gruppi di preghiera, sia questo uno dei grandi messaggi di Padre Pio. Non basta andare verso Dio, occorre sentire nel nostro cuore questo spirito missionario. C'è poi un argomento sul quale ogni tanto devo tornare, ma Padre Pio ci torna lui spesso e noi ci torniamo insieme. Mi permetto poi umilmente sottoporvi un mio debolissimo suggerimento, e tutto con molta riservatezza, e non vi nascondo anche con grande mio timore, perché ho paura di sbagliare. Quello che io voglio dirvi è di stare molto accorto nella direzione delle anime, specie se di diverso sesso, e non dare allora di vedere di dare molta importanza in ciò che spetta fenomeni straordinari, salvo quando si hanno prove chiarissime in mano, che il confutarle costituirebbe quasi una specie di infedeltà. È vero che fino a presente di siffatte anime Gesù ne ha fatte incontrare pochissime, ma nell'avvenire Gesù susciterà molte di tali anime, che forse potrebbero anche alcune di queste imbattersi in voi. Perciò vegliate alla mia spudoratezza. Ignoro se il padre provinciale trovasi in mezzo a noi, eccetera, eccetera. E c'è la conclusione della lettera nella quale si lamenta un po' perché il padre spirituale non gli risponde, e poi vedremo nella prossima lettera come padre Agostino lo tranquillizzerà in proposito. Ecco, vedete, padre Pio insiste, e lo troviamo nelle lettere a padre Paolini, in altre lettere, insiste sul fatto di non dare credito a tutte queste persone che ogni tanto vengono, io ho visto la Madonna, ho sentito questo, ho sentito quest'altro. Dice Padre Pio, deve essere veramente certo, deve essere un fatto straordinario, non deve essere questa persona che viene lì, sa, io sento dentro di me, sento la voce, e ci lasciamo trascinare molto spesso da delle visionarie o pseudovisionarie che non di rado portano fuori strada. Padre Pio invita ad una fede secca, ad una fede nella quale dobbiamo guardare Dio e basta, non perderci in queste situazioni. E siccome Padre Agostino un pochino lo sappiamo, anche quando chiede a Padre Pio di chiedere alla Madonna se succede questo, se succede quest'altro, lo vedremo poi, gli chiederà spesso quando finirà la guerra, si vuole varcare la soglia del soprannaturale, si vuole cercare di frugare nelle cose di Dio. Per Dio dice tutto questo non va bene.
occorre avere quella fede che ci porta ad accettare la volontà di Dio, a legarci direttamente con Lui, senza correre dietro a queste situazioni. Perché, dice Padre Pio, proprio queste situazioni possono portare un pochino fuori strada. Cogliamo allora l'aspetto positivo di questa lettera di Padre Pio, l'affetto per il Padre spirituale, la sua venerazione, ma anche questo bisogno grande che Padre Pio ha di far tranquillizzare lo spirito. Certe volte capita anche così nella vita spirituale che ci sia l'agitazione, che ci sia la paura di non essere mai a posto, mai perfetti. Noi dobbiamo essere attenti a non peccare, ma dobbiamo essere attenti soprattutto a confidare nella misericordia di Dio, perché altrimenti questo atteggiamento sempre di tensione, di paura di peccare, di paura di offendere Dio, ci porta a dubitare proprio del suo amore misericordioso. Allora raccogliamo questi due inviti, quello di una fede buia, silenziosa, secca, e di una fiducia grande nella misericordia di Dio. Pace e bene a tutti.